Una volta arrivati a questo punto, è interessante andare a capire qual è la domanda invece che gli stakeholder che abbiamo individuato prima ci esprimono. Ci abbiamo individuato 7-8 come in quei partner, 7-8 stakeholder, ma queste persone cosa vogliono? Gliele abbiamo chiesto ancora? No, abbiamo raccolto una serie di informazioni, abbiamo fatto un po' di osservazione etnografica, ma è importante utilizzare un focus group, un'intervista, quelli che sono gli strumenti della ricerca sociale, per andare a vedere effettivamente queste persone, questi stakeholder, di quali bisogni sono portatori. Quando lavoravo a Cuba il bambino veniva e mi diceva dammi un euro. Ovviamente quello è il bisogno percepito, il bisogno manifesto. Dietro a quel bisogno, la bravura nello scavare sta nel capire cosa dietro a quel bisogno c'è. Noi non possiamo evidentemente lavorare sui bisogni, la formazione non lavora mai sui bisogni di breve periodo, ma lavora su quelli di medio-lungo periodo. Quindi andare ad identificare quelli significa fare in modo che il processo non possa essere, diciamo, un contentino o una tantum. Oppure come andare a chiedere al comune una possibilità di finanziamento al piano sociale di Zola perché stiamo compiendo un'azione, un progetto eticamente positivo. Esatto, Al comune non gliene strafrega più di esatto. tanto. Allora io devo intercettare il vero interesse che può avere il sindaco, il consigliere comunale o il presidente del piano sociale di Zola e via dicendo. Cioè di questo organismo, quell'organismo esprime un vero bisogno e interesse rispetto al tuo, lo puoi esprimere rispetto al tuo progetto. Devo essere io a saperlo intercettare. Quindi può darsi che la visibilità possa ritornare più utile rispetto al semplice progetto. E quindi io devo lavorare sulla visibilità che avrà l'assessore, il comune, via dicendo. È chiaro, queste cose bisogna proprio Cioè, esempio banale, piano sociale di zona di Casarano, PIT 9, un progetto che si è chiuso un anno fa, davano finanziamenti a quelle aziende che assumevano detenuti beneficiari di indulto o pena alternativa al carcere. Questo ne abbiamo, con alcuni di voi ne abbiamo parlato. Per individuare le aziende, che hanno fatto? Hanno preso l'elenco, tipo dalle pagine gialle di tutte le aziende, hanno messo, poi dice andiamo incontro ai bisogni, hanno messo il classico avviso giallo fuori dal comune, pensando che tutte le aziende passassero evidentemente da lì. Ma il problema grave è che pensavano che le aziende avessero detto sì, o ci sarebbe stata la possibilità che dicessero sì per una serie di ragioni che poteva essere ah, io mi sento moralisticamente coinvolto, io sono solidale o io ho una profonda etica e quindi voglio aiutare queste persone. In realtà la cosa più banale, delle 300 aziende ne hanno partecipate 40, ne hanno partecipato 40, queste 40 man mano sono diventate 20, di queste 20 non si è mai capito come poi sono stati condotti queste attività con i detenuti all'interno delle aziende, ma la cosa drammatica che bastava dire a questa azienda, per coinvolgerti devo individuare il tuo bisogno è sappi che ci sono degli sgravi fiscali se assumi dei detenuti, eccetera, eccetera, ah wow, partecipo pure io. Quindi probabilmente significava andare a intervistare prima le aziende, spendere qualche soldo di più rispetto ai 6 milioni di euro che hanno speso nel progetto, 3 milioni non mi ricordo quanto era, per andare a capire effettivamente come coinvolgere le motivazioni di queste persone, a partire da quelli che sono i loro legittimi interessi, come il politico che ci diceva, cioè vado velocissimo. Quindi analisi della domanda dei stakeholder, analisi dei bisogni, quindi focus group intervista, abbiamo bisogno di capire quali sono i bisogni di questi attori e infine bilancio delle competenze. Ora abbiamo chiesto a voi di cosa avete bisogno, ma effettivamente tentiamo di capire quale contributo tu effettivamente puoi dare al progetto. Quindi in termini di competenze, di cosa siete portatori voi? Ah, io so fare la scenografa, io so fare improvvisazione, ah, io so suonare il flamenco, ah, io insegno in una scuola. Cioè tentiamo di valorizzare tutte quelle che sono le nostre competenze per poter realizzare il progetto. Quali erano le competenze dei maestri d'ascia? Quali erano le competenze delle badanti? E quindi c'è E notate che lì la motivazione si alza, no? Della persona che si sente, diciamo, io so suonare il flamenco, nel progetto farò questa parte e quindi sono molto motivato a stare all'interno del progetto. Perché in tutto un iter ci sarà un passaggio che dove io sono attore, oppure la nonna che sa fare il merletto dice, oh, caspita, no, io lo insegno a una serie di ragazze a come fare il merletto, perché da lì attiviamo una cooperativa, e quindi si sente motivata a partecipare, la nonna viene Esatto. al progetto. E quindi diciamo siamo in fase finale della valutazione ex ante, ora saremmo pronti più o meno per progettare. C'è uno strumento di social network analysis che ci permette di dare una mappa in generale di come gli attori, in che relazione sono. Io collaboro spesso con te, con lei non posso collaborare perché non andiamo d'accordo, abbiamo avuto un progetto pregresso. Ci avremo una fotografia tramite questo strumento che ci permetterà di capire quegli attori come sono posizionati all'interno di una mappa di relazioni. Ci
si servirà anche capire chi lavora con chi non lavora con chi, per quale motivo e soprattutto come fare per fare in modo che questi possano lavorare insieme. È come se avessimo fatto a voi un piccolo sociogramma all'inizio dicendo chi di queste persone ti sta simpatico, con chi andresti a cena piuttosto che con chi condivideresti esperienze professionali. Scopri che voi due siete una diade, voi tre siete una triade e lavorate da solo, loro sono tutti apolidi, stanno un po' così. Allora, in quella fotografia tu riesci a capire che ci sono delle persone che probabilmente hanno una relazione un po' più strutturata, altre che non lavorano. Allora, quella è già una buona fotografia che ti fa rendere conto e ti dà l'idea anche di chi puoi far collaborare con chi o mettere in condizione di collaborare con chi. Abbiamo finito tutto questo lavoro che abbiamo fatto, facciamo un bellissimo, ce ne sono varie, un bar camp, una public house conference, una di quelle che sono le varie metodologie che come funghi adesso spuntano nel Salento, però che poi alla fine non lasciano nessuna ricaduta e quindi si restituisce tutto questo lavoro fatto. Questa è la fotografia, prendiamo uno spazio grandissimo e iniziamo a far vedere tutte le fasi del lavoro che abbiamo fatto. Quindi siamo alla fase di restituzione. A quel punto le persone sono assolutamente consapevoli e motivate per dire bene, allora adesso possiamo progettare insieme. Trasformiamo questi problemi che abbiamo evidenziato in obiettivi. Possiamo utilizzare qualsiasi delle tecniche che vogliamo, la SWOT, la costruzione di scenari, cioè tentiamo di sederci con una metodologia molto strutturata per progettare uno scenario di cambiamento insieme. A quel punto, il classico, si inizia a progettare, si può individuare un bando, se si deve individuare un bando, eccetera, eccetera, il piano d'azione del bando, il timing, eccetera, eccetera, e alla fine arriviamo alla fase, abbiamo chiuso anche la fase di progettazione, siamo pronti a realizzare il progetto. Restituzione di analisi alla fine, restituzione dei risultati e disseminazione evidentemente su tutto quello che abbiamo fatto, valutazione ex post. Siamo andati molto molto veloci su questo schema, però un po', non so, è chiaro come... Ok, allora sono le 12:20, quindi siamo proprio in ritardo. Con l'albero dei problemi, sì, passiamo all'albero dei problemi. Allora, attacchiamo questi, quindi, bisognerà... Una a voi. E una a voi. Volete le puntine o il nastro sono qui. Bisognerà scrivere proprio una frase sul problema che avete evidenziato, quindi non commentandolo con le parole, solo esclusivamente come frase. Allora, diamo i post-it, dividiamo questo qui. Diamo i post-it. Metà voi, metà, questo è attaccato al muro. Metà voi, i post-it. E conviene metterlo in orizzontale, mi sa. In orizzontale, è meglio in orizzontale, mettiate, così potete lavorare. Mettetelo in orizzontale. Spruzziamo questo qui? Sì, dopo che incolliamo. Come dopo che incolliamo? È sul foglio, ma è spruzzato. Oppure o puntine o nastro? No, puntine no, il nastro. Sì, sì. Non occupate moltissimo spazio nello scriverlo perché poi dobbiamo disarticolare. Ci siamo? Non regge il nastro, no? Non regge il nastro neanche le puntine? Datemi un martello. Serve un Mauro. Cioè sono due braccia, diciamo. Fabio, e non trovi un martello? No? Oppure non è breve. Vabbè, questa non regge così come l'hai messa? No? Vabbè, oh, se qua su sto muro si possono mettere. Non c'entra proprio. Non c'entra proprio. Vabbè, dai. Ok. C'è l'esempio che vi abbiamo raccontato, per esempio in ultimo del piano sociale di zona. Vedete come quando questi step non vengono fatti, a cosa si va incontro? Che alla fine
Poi andremo a vedere di questi detenuti quanti sono stati soddisfatti, in quanti effettivamente si sono trovati a fare il lavoro che volevano fare, quante di queste aziende avremmo potuto coinvolgere o non abbiamo coinvolto. Perché se tu vai in un... Com'è? Quanti sono finiti in galera? Quanti sono ritornati, certo. Però questo è un classico, nel senso, se vai in posti diversi, diciamo dall'Italia, nel senso, quando uno dice, ciao, sono sociologo, faccio il facilitatore, ok, so cosa fai. Quando l'abbiamo fatto qui all'Ordine degli Architetti, dicevano, ah, sei un presentatore. Quindi, però questo dobbiamo vederlo sempre come occasione, mai come chiusura moralistica o giudizio di valore, no? Come occasione per dire, vabbè, pian piano ci educheremo a lavorare insieme. Ci sediamo? Dobbiamo passare da qua però. O potete metterlo lì, va benissimo, anche lì. L'altro lì. Qui. Checco, abbiamo trovato l'appoggio, vieni, c'è la bacheca. Vabbè, bisogna portarlo però. Sì, devono lavorarci tutti, no? Da qua, secondo me. Occhio, Widger. Zio. Ah, scusa, se passiamo da qui, un attimo, eh. Stop. Occhio. Solleva un pochino. Questo possiamo pure mettere in mezzo, uno a destra e uno a sinistra. Antonio, rigiriamo questo? Sì. Io faccio perno, te giri, vai. Mettiamolo in mezzo. Vai, 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 stop. Ho due. Funziona. Ah. Ah, qui possono andare le... Sì, lì vanno. Ah, scusa, la metto meglio. Ok. Ora escono proprio delle belle foto. Ci siamo? Dai, che abbiamo pochissimo tempo. Allora. Allora. Pronti? Va scritta velocemente la frase sul foglio. In alto, in alto, in alto, in alto, in alto. Sintetizzate il problema in una frase. In una frase. Chiara, soggetto, predicato, complemento. Fabio, a che lo dobbiamo chiudere? Una e un quarto, va bene? Una e mezza, da paura. Hanno scelto il rosso. Un quarto d'ora in più, va bene. Nome? Le more a Parigi. Allora, mancanza di progettualità positiva futura. Vaporoso, è molto vaporoso. Vabbè. No, in una attività fu bellissimo perché un ragazzo scrive risolvere la questione israelo-palestinese. Quindi c'è un albero dei problemi infinito. Okay. E si accorse che alla base di tutti i problemi c'era anche un pezzettino di cose che avrebbe potuto evidentemente fare anche lui. Però nel senso poi vedremo che devono essere molto concreti e chiari di modo che si possano operazionalizzare. Allora. A questo dobbiamo pervenire. Quando scomporremo il nostro problema generale. In sintesi, quindi, sappiamo, abbiamo detto prima, il problema non è mai isolato, fa parte di un insieme di problemi. Spesso li percepiamo in maniera caotica, quindi non gerarchicamente strutturati, quindi dobbiamo capire bene a quale dare priorità o qual è il problema più grande dentro quale ci sono dei problemi un po' più piccoli. E quindi è un giochino che ci impone anche logicamente di lavorare in termini di causa-effetto, pur sapendo che i nessi di causa-effetto sono molteplici, non sono mai lineari. O filosofi ce potranno. Per esempio, le domande che ci possono aiutare a sviluppare questo lavoro è da che cosa è generato il mio problema, in quali problemi più ampi si colloca, quali problemi a sua volta genera, la soluzione del mio problema. Quali problemi aiuta a risolvere sia a livello superiore che a livello inferiore. Però rimaniamo su questa prima stringa. Sì, sì. Allora. Aspetta che volevo farvi solo un esempio per vedere.
come è stato scomposto un albero logico. Problema generale, bassi redditi familiari. Questa è l'osservazione che vi faceva lui. C'è un problema molto concreto. Donna esclusa dal mondo del lavoro, step 1. E vedete come è stato scomposto in 5 sottoproblemi. Le donne non posseggono adeguate competenze professionali, le donne non riescono a costruire imprese individuali, le imprese non effettuano nuove assunzioni, le donne non sanno a chi lasciare i figli, le donne hanno difficoltà a raggiungere il posto, eccetera, eccetera. Quindi manteniamo questo albero qui. Adesso qualcuno di voi dovrà rivedere il problema, che è molto vaporoso. Dobbiamo fare questi primi step e quindi concretizzate il problema. Utilizzate anche i post-it che vi abbiamo dato, che stanno lì. Quindi concretizzate il problema, anche per voi, non so se lo reputate già abbastanza concreto, se lo cambiatelo, e iniziamo a fare questo tipo di lavoro sul problema madre che individuate. Quindi deve essere espresso proprio in maniera bassi, redditi familiari, così proprio deve essere espresso. Sì, lo riscrivete. Questa è la situazione. Ok. Lì attaccate i post-it. Non era per fare il... Allora, abbiamo... Poi facciamo una cosa un po' velocissima. Sì, mi ha bagnato. No, ci devi incollare i post-it su, perché no, poi... volevamo riscriverlo. Sul post-it scrivetelo. Perché io sul post-it, tanto poi prendete ci fermiamo a leggerlo. E riscrivetelo sul post-it. Quindi per fare questo primo lavoro di ridefinizione del problema generale, scomposizione ad un primo livello, ci prendiamo 7 minuti. Dai, velocissimi, però ci serve il contributo veramente di tutti. No, per scomporli. Se potete guardare quello, vi aiuta anche a capire la logica della scomposizione qual è. Ok, allora il problema che hai descritto è mancanza di reddito familiare. Cioè, vedo che... Oppure basso. È stato di ispirazione. Va benissimo. Basso reddito familiare, mancanza di reddito familiare. Vai, adesso... 7 minuti. Basta, devono scomporlo, torna là. A questa domanda qui, no? Ma l'esempio forse concreto è più facile per okay, vederlo. Cioè, per velocizzare, vedendo quello, già capiscono come scomporlo. Pennarello loro ce l'hanno, pennarello voi ce l'hanno. Seguite l'esempio. Le domande che c'erano erano queste qui. Potete le domande le sono: da che cosa è generato il mio problema? In quali problemi più ampi si colloca? Quali problemi genera? Però secondo me, sai, veramente quello è più operativo. E tu è meglio lasciare quello. No? Sì, va bene, allora ok. Per esempio, esatto, inadeguatezza professionale rispetto al nuovo mercato del lavoro o alla richiesta del mercato. Invece dovevano essere loro a tirarti dentro. Che come avrebbe fatto così? Ciao, sono Mauro.
esatto, siete voi. Esatto. Sto facendo un sacco di foto. Sì? E poi ce le passi? C'è una cosa che si chiama Pix Viewer, che abbiamo stato per la fabbrica, ti dà un link dove tu metti tutte le foto e poi te le mette tutte caselline così, puoi mettere anche 100 foto dentro e, è online. Ed è online, un servizio gratuito, tu li carichi tutte le foto e poi scegli se te le vuoi avere tutte a quadrato così o se vuoi averle, cioè ti dà varie forme grafiche. Le puoi condividere o... Sì, condividi il link. Come si chiama? Pix Viewer. Viewer. Me lo segno. Perché puoi averli tutti insieme praticamente. Perché gli step è maggio soffermato. Dobbiamo farli con un casino di soffermato a capo. Ma anche lì, se tu li fai solo l'albero dei problemi, qual è la logica che sta dietro a tutte le cose? Gliela dici la logica che c'è. Ma non la leggere. Ma c'è la leggere tu Cristo e Madonna. Ci gli è rimasto un po' delle cose, dimmi. Intanto non ho visto che. Invece era buono fare questo, l'analisi cose, analisi SWOT. E basta, sconnessi da tutta una logica. Spiegargli la logica ma veloce mentre lo facevano. Ma io su questo non sono d'accordo. No, io ho perso, no. Tu hai finito di parlare che ore 12 e 20. Secondo me che ho organizzato. Dai, inventati. No, invento, che tu la percezione. Le 11:54. 26 minuti. Sì, ce ne fai uno. Vai. Ma è una gaggiata tocca. Sì. Vediamo. Cartelloni. Ora che scrivono i problemi. Bellissimo, sì. Questo è bellissimo. Bello da vederli. Perché poi nel report noi li mettiamo tutti dentro. Cioè li devo fotografare bigliettino per bigliettino. No, poi? Anche solo quando che si possono un po' intuire, leggere. Tutte complete. Che sono belle secondo me. La luce è molto bella qua dentro. È wow. Da teatro proprio. Sono proprio strumenti adatti a loro. Andiamo scusa. No, sì. No, tu. Qua peccato che chiuso gli occhi, mannaggia. Non devi chiudere mai gli occhi. Ah, questa è bella. Questa attiri le ricche. È qua. Wow. Queste quelle cariche. Sì. Guarda, belle, se non lui ce ne sono varie che ti permettono di fare questo giochino. Un suggerimento può essere se anche quelli che avete già definito iniziate ad incollarli e ci ragionate in piedi, è più comodo, cioè è strano, però viene molto più facile poi. Abbiamo i primi, attenzione. Hanno stato in vantaggio loro, 4 a 5, insomma, 5 a 5 a 3 a 4. Ok. Secondo me andrebbe questa qua. America qua, il titolo di studio non gli serve proprio a niente, a niente, ci sono pure africani, vengono qua con delle competenze e siccome non hanno delle carte, si chiama valutazione delle competenze informali, cioè se tu sai fare una cosa però non è una cosa che ti è riconosciuta, per esempio in Francia
c'è un sistema che tu vai all'ufficio di collocamento e dici io saccio fare le zucche a spugna e ti valutano quella competenza informale che potrebbe essere utile, che è esattamente lui forse quello... Ad esempio, un dentista no, sudamericano che ha studiato a Caracas, arriva qua, non può. Io, una compagna mia di Siviglia, aveva studiato... aveva fatto la laurea in informazione a Cile, di Perù, no? No, scusa, Perù o Cile, non mi ricordo. Vabbè, comunque, è arrivata qua e ha dovuto ricominciare a studiare. Anche se lei è già titolata. Sì. Valutazioni delle competenze informali. Riconoscimento delle competenze informali. Esatto. Intanto mettiamo una e poi mettiamo anche quelle formali. Che sono esatto. Delle competenze formali e informali, competenze formali, ovviamente la parte di turismo è informale. Ragazzi, abbiamo pochissimo tempo, La problematica può essere anche di generazionale. Alzi, lo Stato dà soldi a persone cioè probabilmente rispetto al gioco che la cosa che dicevamo prima a livello gerarchico la crisi del settore industriale determina che le competenze e professionalità inadeguate, cioè un livello di generalità più basso, no? Età non è formulato come problema. Perché pensa che devi trasformarlo in obiettivi, quelli, quindi se non è una frase problematica, però tipo... pensavamo di diramarlo, cioè l'età diventa l'argomento... Sì. Però non è scritto sotto forma di problema. Però perdiamo quell'altro sottinsieme, possiamo mettere... Paradossalmente, ecco, secondo me, così mi permetto, potrebbe essere anche crisi settore industriale, l'avanzamento tecnologico che riduce la necessità di risorse umane, che è ancora la causa di competenze professionali inadeguate rispetto alla richiesta sociale. Quindi possiamo tenere questo come macro, vediamo se individuarmo altri due meso così e poi agganciamo qualche altro micro. Cioè, qual è la causa di chi? È la domanda che dobbiamo, diciamo, prima farci. Che arrivano di una realtà completamente diversa alla mia. Pensate un attimo, che tra una comunità e la persona che entra, okay, ci dovrebbe essere una situazione... Ci siamo? Quindi il mediatore... Va benissimo. Potrebbe anche andare qua. Però aspetta, poi vai a vedere se esiste. Può andare bene per voi? Esatto. Di quell'istituzione che nella quale si incontra. Esatto. Perché dovrebbe, ok, monitorare il tutto, no?
problema sussiste nel fatto che gli agenti per l'impiego non sono apprezzati. Bravissimo. Questo è il problema. Scarsa efficacia dei servizi di welfare di prossimità, eccetera, eccetera, per affrontare questo problema. Poi magari negli obiettivi capiremo come includerli per farli fare cose che non fanno. Scarsa efficacia degli interventi oppure dei servizi. La residenza, l'avere la residenza sì, può essere un problema. È certo che lo è. È un problema. Per un extracomunitario sì. Okay. Perché deve avere prima un contratto di lavoro. Ok. No? Se non ha un contratto di lavoro. Quindi dovrebbe essere un problema di regolarizzazione dello stato civile. Lo stato lavorare. Problema della residenza. Figurato con un problema dello stato civile, no? Nel senso, l'immigrato ha problemi a, tipo lui ha problemi a avere la residenza. No, io non ho problema. Un extracomunitario sì, straniero. Ce l'ha, ad esempio. Ti faccio un esempio. Sì, ho capito. Io Curmina, come si chiama il paese? Curmina Faso? Burkina Faso. Burkina Faso. Io ho un amico, che ho detto prima, che è attore, è venuto qua. Quando si è sposato con un'italiana, è andato all'anagrafe, e non c'era Burkina Faso, quindi hanno detto guarda ti possiamo mettere Mali, che c'è sta sì, Mali vuoi mettere Francia, quindi più o meno ci siamo, andiamo bene, quindi riconoscimento legale probabilmente, cioè dobbiamo trovare la formula iter, mancanza di un iter, di una normativa chiara, normativa di dei diritti della persona. Allora, la mancanza di una normativa. Che le competenze sono specifiche. Certo. Questo accadrà a breve, ma quelli che non sono pronti. Non sono pronti, non sanno cosa fare, non si interessano. Ragazzi, dobbiamo perché se non riusciamo a far nulla. Blocchiamo qui, così facciamo. Tanto è a scopo didattico, nel senso giusto per capire come si procede. Facciamo le altre valide. Ok. Passiamo invece all'analisi seconda. Questa è l'analisi seconda. Ci siamo? Eccolo. Guarda, questo l'ho fatto, ho fatto questo semplificato, contributo che loro danno, interesse e aspettativa a partecipare. Capito? Per esempio, c'è Saccio, centro di formazione professionale, quale contributo dà? Capacità didattica e strutturale, quali interessi e aspettativa all'acquisizione di nuove commesse? Ok, va bene. Ci siamo? Ok. Passiamo un secondo. Dai. Allora, aspetta, se secondo l'ordine. Qua posto, allora, estamos. Un secondo strumento importante è quello dell'analisi degli stakeholder. Stakeholder sono i portatori di interesse rispetto al vostro progetto. Ok. Però per far questo, come vi dicevo, non bisogna fermarsi a un livello superficiale, cioè come dire, diamo il comune, mi chiedo un contributo, o diamo la provincia, la regione, o il piano sociale di zona e via dicendo. Quello non basta. Quello è improduttivo, se non attraverso relazioni amicali che si hanno e circuiti di quel genere. Allora, la domanda che bisogna porsi è, nel momento in cui io interesso qualcuno, che cosa mi può dare, esatto, e che cosa lui può interessare del mio progetto? Se non c'è questo doppio scambio, rischia di non essere uno stakeholder appetibile, si dice. Quindi rischia di non abbiate riscontro rispetto al vostro progetto. Cioè, la convinzione non deve essere sulla bontà del nostro progetto, che è un discorso, poi i limiti di molti discorsi politici, possiamo dire di sinistra in Italia, nel senso qual è la, non, io non devo convincerti che il mio progetto è buono e figo e tu devi partecipare, oppure eticamente, oppure la sostenibilità. Come fai a coinvolgermi? Mi coinvolgi nella misura in cui riesci a intercettare i miei interessi, quello che dicevamo prima. Per intercettare i miei interessi, facciamo un esempio del progetto che stavamo vedendo prima.
proviamo a capire chi sono tutti gli attori. E molto spesso, quando vedrete nell'analisi degli stakeholder, se ne individuano due o tre, ma scava scava ce ne possono essere 7, 8 e anche più, che potrebbero dare un piccolo contributo. Per esempio, nel progetto che vedevamo prima, loro hanno individuato associazioni di donne, imprese, comuni dell'area, centri di formazione professionale, società di sviluppo dell'imprenditorialità. Io non ci sarei manco arrivato per dire a mettere questo, no? Sì. Dice, vabbè, bastano questi. E la logica che diceva Ezio qual è? Qual è il contributo che loro danno? Centri di formazione professionale, capacità didattiche, strutture, aule, laboratori. Quali sono gli interessi e le aspettative che loro hanno? Cioè, dobbiamo metterci sempre nella testa dell'altro, cioè farci una mappa di quello che l'altro potrebbe chiedendoglielo. Acquisizione di nuove commesse. Allora, è ovvio, anche lì diciamo prima, il nostro discorso non deve essere anche un giudizio di valore, vabbè, ma noi tiriamo dentro l'ente di formazione professionale perché, perché gli diamo nuove commesse o perché prende nuove commesse. E sarebbe legittimo, no? O no? Cioè, nel senso, è una domanda che uno si pone, però evidentemente dobbiamo, per tirarli dentro, dobbiamo capire quale potrebbe essere il loro interesse a partecipare. Piuttosto che, come abbiamo detto classicamente dei politici, comuni dell'area, in cosa possono contribuire? Risorse economiche, competenze legislative. Oppure addirittura spazi locali, eccetera. Possibilità di accedere. Cioè, a volte il ritorno che il progetto può avere non è soltanto di natura economico, ma poter accedere a degli spazi, certo, comunali, a delle risorse anche umane comunali e via dicendo. Qual è l'interesse che loro ci ricavano? Il consenso. La visibilità. Legittimo. E questo deve trasparire all'interno del progetto. Cioè loro devono vedere che attraverso questo progetto riescono ad accrescere il proprio consenso, ad accrescere la propria visibilità e via dicendo. Esatto. Sul piano sociale deve essere di zona... esplicito, non implicito, esplicito. Esatto. Sul piano sociale di zona di prima di cui parlavamo, imprese, disponibilità ad assumere, nel momento in cui gli viene comunicato che hanno possibilità di assumere, conoscenza degli standard lavorativi, cosa gli ritorna? Manodopera più qualificata. Cioè, se vedete, ogni interesse è legittimo. Ed è il motivo per il quale una persona poi si coinvolge a partecipare al progetto. Quindi, step 2 di questa fase è, rispetto ai problemi che avete individuato, quali secondo voi sono gli attori che vorreste coinvolgere all'interno di questo processo? Mettendoli in colonna e dividendoli per rispetto al contributo che loro danno e all'interesse e alle aspettative che andremo a soddisfare. Questo è per voi. Lo attaccate sotto, mettetelo sotto l'albero dei problemi. Mettetelo così, sempre orizzontale, e riproducete questo schema qui. Ok? Questo, tutti questi schemi aiutano poi nel momento della progettazione a scrivere, a esplicitare all'interno del progetto le azioni di ritorno ai partner. Ai portatori di interesse. Serve per fare in modo che siano evidenti, espliciti. Cioè, io progetto metà, delle azioni metà, e poi effettive la parte sotto, di ritorno, di consenso, di visibilità, non implicite, tecnica, che non è soltanto la visita dell'assessore che viene e parla e se ne va, ma il coinvolgimento dell'assessore Tizio Caio Sempronio rispetto al mio progetto a un'azione. Quell'azione a lui ritorna in termini di visibilità e di consenso. Quindi nella progettazione poi che faccio effettiva, le devo esplicitare, diventano delle azioni di progetto, vere e proprie. Anche vabbè, questo sia a livello di bandi regionali, nazionali o addirittura europei. Ma le azioni devono essere esplicite. Perché molto spesso invece tutto questo rimane implicito nei progetti. E quello porta... Non ha interesse, la escludo già, non la scrivo neanche. Che tipo il centro per l'impiego, no? Che interesse c'è? No. Ce l'ha? Caspita. Va bene. Vabbè, allora ipotizziamo un'altra, no? Cosa che a mio avviso, a nostro avviso, non ha nessun tipo di legame. Non lo scrivo neanche, se può non avere un ritorno, no, per lui. È ovvio che il centro per l'impiego, come abbiamo detto prima, l'analisi della domanda. Vabbè, ho fatto un esempio poco felice. Cioè, sicuramente loro potrebbero dare, sì, tanto, sicuramente un interesse ce l'hanno, è come dicevamo il bambino che chiede un euro, c'è dietro quell'interesse manifesto oppure neanche esplicitato, bisogna scavare dietro per capire quale potrebbe essere davvero l'interesse di questa persona. Se non riesce a intercettarlo, è chiaro che l'associazione degli alpini non c'ha nessun interesse. In certo. Per dire, magari. Però se sono brava magari riesco pure a coinvolgerli. Però perché no? Cioè se ti fai una mappa dalla testa dell'altro e tenti di capire cosa potrebbe dare e soprattutto cosa gli potrebbe servire, interrogandolo opportunamente, sì, quindi
Va bene, ok. Ne bastano 4 o 5. Che poi liste gold sono divise in necessarie, essenziali e appetibili. Necessari sono in genere i beneficiari dell'intervento. Quelli essenziali sono quelli che ti sorreggono tutto il progetto, e quelli appetibili, quelli nuove forze che potrebbero accrescere ancora di più il progetto stesso. Però questa parte qui, mo facciamo l'elenco, fate l'elenco di tutte gli stakeholder che possono ritornare utili al vostro progetto. E pensate al contributo e all'interesse aspettativa, al contributo che possono dare a voi e interesse aspettativa che possono avere loro. Ma ricordatevi che sia il contributo sia l'interesse aspettativa deve essere indagato. Cioè, voi fate lo schema, poi dovete indagare se infatti, effettivamente è quello. Bravo, vi ricordate che nello schema c'era dopo analisi della domanda degli stakeholder. Cioè, prima individuiamo, pensiamo noi secondo noi cosa, e poi analisi della domanda, andiamo a beccare, dici, cara impresa, se tu assumi, no, ma io voglio, non voglio, perché sì, perché no, bla bla bla. Cioè, un lavoro molto maieutico anche quello di fare analisi della domanda, cioè bisogna scavare, bisogna starci, l'intervista, per questo si scrive, cioè che non sia un questionario strutturato con le crocette, insomma. Costa di più, però. Notate che un aspetto che sicuramente vi porterete a casa è che lavorare nel sociale è difficile, perché ci sono tutta una serie di passaggi che spesso vengono lasciati nel dimenticatoio e impliciti. E che fanno fallire i progetti, che non danno sostenibilità ai progetti. Ehi, stacchiamo un attimo così possono lavorare. Aia. Ah, bella. Poi il piombino vieni pure tu? Sì? Quando parti devo il 3? Cioè nel senso il 3 inizia? No, inizia il 2 mattina. Wow. Quindi noi partiamo l'1 e il 2 mattina alle 6. Wow. Ma quando venite? Il 3 mi sa. Ah, subito. Cos'è? Quando è la riunione? Il 6. Perché fate 3 giorni? Dai, volevamo stare, veniamo a 3 giorni. Come l'anno scorso. Sì, scappiamo alle terme, nel senso anche per stare insieme. Se riusciamo, no, solo una cosa alle terme, poi se riusciamo a partecipare ad un workshop di quelli che verranno fatti. Bello, se andate alle terme stavolta vengo pure io. E cazzo. Porto il costume allora. Yes, brava. Sono terme esterne o interne? Nel bosco. Quindi esterne. Ma non sentirai freddo. Dai, sì, yeah. Ora, come, dopo questa? E non hanno ancora definito qual è la soluzione. Ora devono individuare, cioè la SWOT la fai sulla soluzione. La mia soluzione, criticità interna, opportunità interna, criticità esterna. Quindi ora c'è il passaggio. Sul problema, no? Ma puoi fare la SWOT? Il mio problema, qual è la criticità interna del mio problema? Perché non c'ho A, B, C, D, F, G? Quali sono le opportunità A, B, C, D, F, G? Sì. E poi, quindi c'è le ultime cose da fare sono la SWOT e poi l'analisi, cioè l'analisi degli obiettivi, cioè trasformare quei meno in più. E poi obiettivi e attività, abbiamo finito. Saltiamo lo SWOT. Detto Fabio che fino a 2 meno un quarto possiamo stare. A Fabio ha detto fino a 2 meno un quarto. È l'una. Allora possiamo fare... Fino a che ora ti ha detto Fabio? 2 meno, a 1:30 dovremmo chiudere, però ha detto se volete prendere qualche... 2 meno un quarto possiamo farlo. Ora, non sai perché dobbiamo fare obiettivi? Cioè, possiamo saltare la SWOT. Qua facciamo i 5 minuti, così, anche simbolica, la cosa che è simbolica. Perché se facciamo obiettivi e attività poi arriviamo alle arti performative, se no non li mentiamo mai. Tanto fanno problema, obiettivi... Obiettivo attività. Okay. Facciamo una short. Ragazzi, mancano un secondo. È passato, è finito. Ma che cosa sindacalista poteva fare? Dai, dai, ragazzi.
uscito le raisti manco. Ma è il modo che tanto mi castrazzano. Ma sane, voi si sane squartati voi. Ma è il modo. Ma mia mamma mi viene in mente. Ma salite voi due soli, no? Sì, penso di sì. Ma scusi, della giornata. Stiamo pensando di iscriverci proprio. Me l'ha detto di fare un corso. I corsi iniziano il 2. E finiscono il 5. Sì. 2, 3, 4 giorni. 2, 3, 4, 5, sì. Dove si possono vedere i corsi che ci sono? Su improteatro.it. C'è il programma completo. E credo che lì, perché alcuni sono già esauriti. Quanto costano in circa? Dipende dall'alloggio. Del tipo. E dal corso. Diritto, come si chiama? Diritto d'antenna, cos'è? Diritto dell'immigrazione, diritto, yes. Diritto dell'immigrazione, ok. Anche l'avvocato va bene pure per i titoli. No, per i titoli, sì, sì, che però deve conoscere quelle che sono le normative vigenti tra vari stati. Oltre che quelli che non. Anche questi sono da separare, no? Associazioni o gruppi informali, non lo so, sono delle cose, le istituzioni sono un altro. Anche istituzioni va specificato, comune, provincia, regione. E vanno separati anche comune. Sì, dipende quello che per, magari può essere sufficiente il comune di... Magari scoprite che la provincia c'è, visto che avete fatto le policies prima, scoprite che la provincia c'è un bando per questo, e allora ci mettete la provincia. Quindi potrebbe metterla adesso due, almeno prendiamoci con le. Perché questo schema viene dopo, per esempio, l'analisi delle policies, tutte quelle cose lì, quindi sai già se metti chi, perché lo metti, perché potrebbe essere utile, no? Comune. Sì? Del servizio. Per questo io dico, secondo me, allora, io penso proprio al singolo. C'è sempre un vincolo agli organi che sono. Se ne vengono 100, su quei 100 c'è una percentuale con 0% di comune. No, non deve dimostrare. Senza logica che sì, la provincia ci serve per un altro. Quante attività sono state? Sono mandati infinita, non sapendo quando passa la parte di prima. Del servizio. E con chi tu sei che dovrà? Allora, guarda se c'è di quartiere. Per esempio, molto spesso non vengono considerati associazioni di quartiere, gruppi informali. Faccio per dire, se nel caso dei maestri d'ascia, paradossalmente, erano più importanti il contributo che potevano dare i gruppi informali, perché significava che sono riusciti a coinvolgere una serie di persone della città a partecipare ai loro workshop. Oppure nel caso della riprofessionalizzazione sono persone che devono entrare in nuovi circuiti del lavoro, nel caso per esempio no, di quelle donne che poi hanno fatto il corso sono diventate badanti, da badanti hanno messo in valore le loro competenze, erano gruppi informali quelli a cui si rivolgevano principalmente. Cioè se io sono bravo in chimica e posso fare la concimazione naturale, paradossalmente sì, questo è interessante, questo è interessante, questo è interessante, ma saranno più interessanti forse le piccole aziende, gli agriturismi. Uno scarto di lavorazione dell'alluminio. Quello è il contributo, ma poi come gruppo, c'è un gruppo proprio di artigiani? Beh sì, perché era un gruppo cooperativo, industriale, non ha quelle competenze. Sì, ho capito, dovrebbe essere artigiani. Sono quelli che hanno subito il problema. Quindi qui mettere un gruppo di artigiani già consolidato che... La scienza del problema. Università già. Secondo
Magari un centro dell'impiego per l'impiego più che Confindustria, no? Magari un centro per l'impiego più che per che Confindustria macro, boh, mi chiedo. No, Confindustria è fondamentale. Fantastico. Ok. Va benissimo, ok. Però per esempio potrebbero fare delle attività, delle associazioni che sanno, cioè, lavorano in ambito più artistico, culturale, insieme a loro, cioè associazioni miste o gruppi misti. Senza che si facciano, vadano a fare il corso di... Magari lavorando insieme diventa un'associazione, una cooperativa, una realtà, anche informale mista, che sperimenta i primi... prime cose che fanno, i primi prodotti. Collaborazione concreta. No, ingegnerizziamo la testa, proprio dobbiamo essere un po' più veloci. Abbiamo finito, poi. Manca questo tassello. Ci vuole un'altra di più. Per esempio. C'è stato il bando proprio della provincia sugli antichi mestieri. Esatto, esatto. Dice una cosa. Esatto. La logica è quella, sempre del passaggio intergenerazionale. Quindi se a quel bando degli antichi mestieri possono partecipare da 18 a 26 anni, sono loro i beneficiari del finanziamento, però lavorando nella logica intergenerazionale fanno gruppi misti con coloro che... Perché quei maestri d'ascia non sapevano usare internet per invitare i turisti giapponesi a costruire la barca, no? Raga, l'orologio ha fatto il giro. È tardissimo. Ok. Era per dire sti cazzi, ho letto sti cazzi, se rimetti insieme le lettere. Scusa, capacità di didattica. Non è più nemmeno quello. Sì, come sta là? Cioè, abbiamo messo quello. Porto spazio di ritrovo, ma anche comunicazione, diffusione delle attività, l'associazione, no? Ragazzi, dobbiamo chiudere. Questa? O quella, o l'albero, questo qua? Aspetta, questo qua, c'è l'informazione. Va bene, anche se non li abbiamo sviluppati tutti, tanto è solo a scopo, cioè per vedere come si utilizza quello, perché sennò non ce la facciamo più. No, tanto è solo a scopo per far vedere come si utilizza. Chiarezza di sfondazione.
Ok. Stop. Stop. L'ultimo che prende il pennarello in mano di questo gruppo è Fabio, mo scrive 10 ore di fila. Ok. Non si accettano suggerimenti, non si più. Ok. Ok, ora abbiamo un po' capito anche chi sono gli attori che devono essere coinvolti, più o meno stiamo intentando di capire anche cosa ci possono dare. Passaggio successivo è l'albero delle soluzioni. Immaginiamo questo processo, ci abbiamo impiegato un mese e mezzo per elaborare tutte queste cose, non velocemente, ovviamente. Perché l'albero delle soluzioni? Perché ci permette di proiettarci nel futuro e immaginare quelle che possono essere le soluzioni, sempre a portata di mano, quindi rispetto al nostro contesto, e quello che dobbiamo fare è trasformare le situazioni negative che sono state identificate, quindi esattamente con gli stessi post-it o girati dall'altra parte o incollandoci sopra degli altri post-it, un diagramma analogo che abbia però gli obiettivi che noi intendiamo realizzare. In esempio, rispetto a quello che abbiamo visto prima, pera. Vi ricordate bassi redditi familiari aumentati, questo è l'obiettivo generale. Le donne che non riescono a professionalizzarsi e si inserite nel mondo del lavoro, donne inserite nel mondo del lavoro. Poi il come lo vedremo dopo le attività. Ora è importante individuare la strategia e gli obiettivi. Donne in possesso di adeguate competenze professionali, vi ricordate il negativo di quello qual era? Li volete vedere i passaggi? Ok, donne assistite alla creazione di un'impresa. Mancanza di assunzioni, nuovi sbocchi professionali, nuove assunzioni facilitate, eccetera, eccetera. Quindi l'altro passaggio è trasformare ora questi problemi, secondo voi, in soluzioni, in scenari di soluzioni. Perché poi vedremo come ad ogni obiettivo andremo ad agganciare delle attività che contribuiranno a realizzarlo. Per avere qualche indicazione... Ok. È chiaro? Questo aspetto qui è chiaro? Ci sono domande? La facciamo già fare? Sì, sì, tanto è vai, molto... iniziamo. Dove sta? Vi ho chiesto, è chiaro o no? Esatto, prendete anche questi spunti. La soluzione possibile di un problema evidentemente è un obiettivo da raggiungere. Se un problema è la formalizzazione di un disagio, l'obiettivo relativo è l'eliminazione, che è la cosa che ovviamente non accade quasi mai, ma ci accontentiamo anche della riduzione di quel disagio. Ogni problema c'è un obiettivo. Più definito è il problema, più definito è l'obiettivo. Quindi ci saranno degli obiettivi, secondo me, che vanno un po' rivisti. Altro problema di tutte le attività di progettazione e di finanziamenti, ok, lo vedremo dopo. Una volta definiti gli obiettivi, questi obiettivi devono essere misurabili, cioè dobbiamo fare in modo di capire che quello che vogliamo realizzare possiamo vedere effettivamente se lo abbiamo realizzato o no. E queste cose fanno paura alla politica o ai progettisti, avere a che fare con la valutazione, perché è un modo per avere controllo sociale. La valutazione aiuta la democrazia perché è uno strumento di controllo sociale sulle attività. E quindi, esatto, vi faccio rivedere. Quindi semplici, misurabili, abbordabili, realistici e con tempi evidentemente definiti. Quindi riprendiamo quest'albero, dove c'è obiettivo generale e gli obiettivi specifici, e trasformiamo i nostri problemi in obiettivi. Perché chi ha più obiettivo, però non dobbiamo indicare. Quindi l'obiettivo è l'inserimento di persone in età. Sì, appunto, diventa una risorsa, quindi è più facile per chi è più avanti negli anni, che però ha più esperienza, reinserirsi. Esatto. Rispetto a un giovane che ha meno esperienza. Tant'è che l'attività potrebbe essere banca del tempo con le competenze dei lavoratori fuoriusciti. Faccio per dire, nel senso, no? Ecco, infatti molto spesso si confonde l'obiettivo con l'attività. L'obiettivo è quello che hanno fatto loro. Cioè, se il problema è scarso, non ci sono in vita. E partite da questo su, a ridefinirli tutti. Ok.
creare. L'obiettivo è che creo, cioè l'obiettivo è quello di arrivare a creare o dare l'opportunità, però si traduce concretamente in una struttura che insegna l'italiano in un anno. Cioè, per fare questi processi ci vogliono 5 mesi, per fare tutto quello che abbiamo velocemente visto. Che poi dobbiamo capire come entrano le arti performative in tutto questo. Ma gli ingegneri hanno l'approccio sinottico razionale, pensano che la soluzione ce l'abbiano già loro nella loro testa, no? Certo, lì. Tranne i suoi. Ale, hai fatto una, prima che mettano gli obiettivi, una foto a quello e a quello? No? Cioè, no, ci ho provato anche a prendere molto vicino, ma la luce riflette sui fogli e non si vede. Ah, vabbè, magari si vede anche solo quello sotto, va bene. Aspetta, che di qua non si vede. Qua si vede, ok. Però vedi. No, non cambia, perché la luce riflette sui fogli e quindi non escono le scritte. Vabbè, anche se no questo grande no, così. Questo così. Ah, da paura, allora. Va bene. Personali? Lo vuoi ora, però quando finisco? Ma quando vuoi tu? Tanto quello non lo modificano più. Yes, grazie. Allora può essere un'attenzione per esempio per quanto riguarda abbiamo sentito guarda sono più organizzati loro. Sì, noi siamo più caos. Beh, io qualcuno che è il mio studente lo conosco, lui che è mio amico, che ecco, cioè sono nacqui sociologo a Roma, un po' vissuto da 12 anni, ho fatto un po' di questi lavori vari in giro, il pianeta alla fine ho detto basta, me ne torno qui e sono conosciuto Colazzo che è il prof con cui spesso collaboriamo, ho fatto il dottorato, finito il dottorato, ho preso qualche insegnamento gli scorsi anni e sto provando. E andai. Abbiamo fatto un laboratorio di abiti con materiale di riciclo industriale. I trucioli, esatto. Ma trovarli mica è facile. Io sono andato proprio là, ho detto me lo niente. Esatto, a me mi hanno dato sì un sacchetto, ma sono più piccoli di questi. No, è proprio lunghissime. Se vuoi ti faccio vedere gli abiti che sono usciti, che sono questa cosa postmoderna con il truciolato. Una professoressa dell'Accademia di Firenze è venuta qui, ha fatto un laboratorio di 3 giorni. Alla fine abbiamo fatto la passata. Potevate coinvolgere nel vostro progetto, era perfetto. No, nel progetto è perfetto. Sì. Ma dove ti ho visto? Io ho parlato di guardia, dico, ma io. Dimmi Antò. No, niente, mi ha risolto. Fare la pasta fatta in casa. Sì, ora dobbiamo fare solo le attività e poi diciamo ora pensate che ruolo possono avere le arti performative in tutto questo albero di attività che avete pensato. E quindi un po' ora, cioè che sarà l'ultimo pezzo, immaginarsi un po' come il filmino tutti i vari step. Faremo questa attività strutturata così, prima questa, poi questa, tipo un Gantt, diciamo, no? Sulle arti performative. Vai. Ragazzi, questa cosa abbiamo veramente 5 minuti perché. Questo c'è una competenza e professionalità inadeguata rispetto alla rivista. Collabori con loro? No. Thank you.
Ci siamo? Sì, no. Ok. Non lo so. No, dobbiamo essere proprio rapidissimi. Anche se lo facciamo su 2 o 3 di quegli obiettivi, va bene. L'obiettivo è una normativa. La mancanza di una normativa chiara. Questo è già un'attività, non è un obiettivo, eh? Ah, okay. Obiettivo è ridurre le forme di razzismo tramite attività, per esempio, culturali. E poi qual è l'attività con cui la fai? I laboratori interculturali che è? Ah, ok, io sono già tutto. E lo so, però logicamente non torna, poi vedi. Va bene. Ridurre le forme. Perché dagli obiettivi mettiamo i risultati, poi. Dicevo io sensibilizzazione. Cioè... Esatto. Ci siamo? Ok, avete finito, quindi sì, possiamo. Occasioni di integrazione? Sì. Io penso che più garantire. Oppure garantire tutti i pari interità, se c'è la televisione, il giornale. Garantire. Diritto di accesso all'informazione. Diritto di accesso all'informazione. Sì, così è facile. Fatto le scuole alte, diciamo. È per questo. Come dicono a Bari, ci tiene la capo, sparte le orecchie. Hai la testa per separare le orecchie. Sì, no, ho capito più o meno. Ah, però detto, pare essere una cosa... Un altro mondo. È un altro mondo. È già difficile l'accesso, eh? Garantire il diritto di tutela legale. Ok. Etius. No, posso parlare molto continuare, ancora non sei riuscito a capire. No, però mi sono sicuro, l'ho visto dall'altra parte. Allora, giustamente Fabio diceva, dobbiamo arrivare alle arti performative tra pochissimo. L'ultima cosa che manca. Tipo qua, donne inserite come hanno fatto loro nel mercato del lavoro, qual è l'obiettivo? Qual è il risultato? Le donne in possesso di adeguate competenze. Come la fai? Attraverso dei corsi. Quindi risultati e attività, e quindi loro hanno già il piano delle attività sviluppate. Performative? Performative, poi diceva Fabio, fermi, proprio per non far che non sia solo, cioè che non sia progettazione. Ora si fermano 2 minuti, guardano le attività che hanno scritto e là sopra cerchiano col colore dove farebbero le attività performative e quali farebbero. Così emergono più. Allora, ora siamo ormai al punto che abbiamo individuato, tanto poi nell'altra attività fate il tempo di compilarla. Ah, minchia, bene. Ok, prendiamo l'esempio generale che avevamo visto prima. Questa è la logica e la matrice che avremo alla fine. Aumento, per esempio, dell'occupazione nel settore manifatturiero, era un obiettivo generale. Qual era l'obiettivo specifico? Donne inserite nel mercato del lavoro. O aumento dei servizi, no, hai mosso qualcosa? Ok, ora dobbiamo pensare al risultato e al come otteniamo quel risultato. Il risultato è, rispetto all'obiettivo specifico, che era donne inserite nel mercato del lavoro, donne in possesso di adeguate competenze professionali. Cioè, vedete logicamente quanto è sottile pensare in obiettivi, pensare in termini di risultati e poi il come. Tramite corsi di formazione professionale o tramite la creazione di sportelli informativi sulla creazione di impresa. O tramite attività performative. Ora ci arriviamo. Ora l'importante è che questo, cioè, l'ultimo passaggio sarà capire come le arti performative poi possono rientrare all'interno dei diversi step di attività che andremo a realizzare. L'ultima cosa che vi chiediamo del quadro logico è di definire rispetto a quegli obiettivi i risultati che volete raggiungere e come intendete farlo. E nelle attività pensate anche a questo, a quelle
Ok, quindi adesso risultati e attività. E attività. Proprio velocissimissimi. E abbiamo ripercorso sinteticamente tutto lo schema. PCM è l'acronimo di Project Cycle Management. Counseling, lifelong learning, prevedo delle attività di manutenzione delle mie competenze o piuttosto che di eccetera eccetera durante l'anno, nel corso del tempo, tale che possa andare nella direzione del lifelong learning, magari prendendo anche qualche finanziamento proprio sul lifelong learning, cioè sull'acquisizione e la manutenzione delle competenze nel medio-lungo periodo. Esatto. Sì, tanto è lifelong learning quello. Con le nuove generazioni questo si è consolidato, magari... Tra voi dovete parlare, non con me. Ok. Io direi più sensibilizzare alle persone, alla cittadinanza. Però il risultato però. Il risultato deve essere una pacifica, cioè il risultato e poi l'attività. Esatto, è come che la logica di quello. Il risultato è miglior integrazione, pacifica convivenza, più case meno chiese. Streaming, tutto è streaming. È pericoloso. Tu pensi al risultato, tu hai più facilmente l'attività. Se prima pensi all'attività e poi obiettivo, risultato, attività. No, deve essere un'attività già concreta. Ripeto, prendiamolo sempre a scopo esemplificativo per capire qual è la logica sottesa a questo meccanismo, però comunque l'attività, tipo vedi l'esempio che stavano lì. Esatto. Esatto. Quella cosa che avete detto ora era buona. Creazione di laboratori? Sì, però se tu vuoi un risultato con queste persone li devi inserire. E quello sarà come... No, liberazione di informazione.
sai che sono l'utilizzo, no, è la gestione. Poi c'è la prova del 9, che sono gli indicatori. Poi ci siete, più o meno? No, quella no. Ora col pennarello. Moltissime bonus che abbiamo preso, le bonus più stupide che ho. Col pennarello bisogna fermarsi come gruppo. Individuare dove metterci. Io ho guadagnato la pagina. Qui possono mettere migliore integrazione culturale attraverso i processi. Sì, mi piacerebbe. Ieri ne parlavamo. L'obiettivo è l'integrazione sociale e culturale, okay? Da qui ci passa integrazione lavoro, integrazione di informazione, integrazione culturale, integrazione normativa, tutta una serie poi di vincoli che ti permettono di integrare. Quello vanno come iscritti, da cui vanno quest'anno, 45-50 persone. E pagano 80 euro. Cioè pagano 80 euro al mese. Non lo so, perché dalla, posso dire che con un'amica che sta là, e che andiamo insieme quando salgo, io vado a prendere tutto il mio lavoro. Ci siamo? Fasi, le fasi. Cioè non c'è mentre lì c'è mercato. Ci siete voi? Sì. I luoghi condizionano l'apprendimento, se sono luoghi così strutturati come l'università, la restano. Perché io posso essere informato, però poi vado in piazza e mi dice, sono integrato. Anche se ho più accesso alle informazioni, e so che succede nel mio paese e nel paese in cui vivo, però non sono integrato perché comunque c'è razzismo. Quindi non è una... È chiaro? Ci siamo? Abbiamo troppo, un po' di tempo. Manca l'arte performativa, cioè mo devo fare le fasi, fase 1 preparo, incontro, faccio tipo questo, dove metti l'arte performativa? Per far cosa? Abbiamo finito. No, non lo fanno lo schema, ora hanno fatto le attività, basta con i mintoni in fila, preliminare, incontro i cristiani, vado a parlare con quelli, per dire, no, che sono le attività che devono fare, e poi devono vedere in quale di quegli spazi inserire l'arte performativa, quale e per quale e per fare cosa. Quindi Ezio, gli ultimi due fogli dobbiamo dare con l'attività e l'arte performativa. Ci devono mettere in fila. Altri due fogli quelli, grandi. Anche metà, lo dividiamo. Dividiamo così. Come mai sta storto? Posso prendere il pennarello un attimo? Una maniera di tavola.
cose. Attività. Anto, ci vediamo presto. Esatto. A pomeriggio vengono, non lo so perché vengono il prof con quelle vengono un'altra collega che fanno le attività del pomeriggio. Ale, a che ora si inizia? Alle 3:30? Alle 3. Ci siamo? Ragazzi, coppa al televoto, dai. Ok, fase finale e poi si va a pranzo. Ciao Antonio. Ciao. Fase finale. Fase finale. Abbiamo definito le attività, abbiamo definito i risultati. La prova del 9, che dicevamo prima, sono i cosiddetti indicatori ed è l'esempio che avevamo, ve lo faccio vedere subito, che avevamo qui sull'esempio diciamo che abbiamo utilizzato. Per esempio, come attività c'era corsi di formazione professionali per donne. Indicatore, numero di corsi realizzati. Creazione di sportelli informativi sulla creazione di impresa, numero di sportelli attivati. Donne inserite nel mercato del lavoro, come lo misuro? Variazione del numero di inseriti femminili nel mercato del lavoro. Aumento dell'occupazione. Cioè dobbiamo adesso dare una prova, come prova del 9, andare a dire effettivamente con l'indicatore cosa, quale condizione andiamo a migliorare. Quindi si prende lo schema, si rimettono le attività, e quindi immaginate come lo schema avete visto prima, coinvolgimento degli attori, interviste per esempio per l'analisi della domanda e poi gli step delle attività che avete voi individuato, organizzazione di corsi piuttosto che organizzazione di laboratori eccetera eccetera, i risultati corrispondenti che avete già individuato e poi una parte fondamentale che legherà insieme le fasi, capire, ragionare su come le arti performative e che ruolo possono avere all'interno di questi dispositivi di attivazione o di animazione sociale o di, per l'attività di restituzione, eccetera, eccetera. Quindi l'ultimo pezzo di lavoro. Sì? Vamos. O faccio il lato B. Allora, per esempio, guardate l'esempio qua. Donne inserite nel mercato del lavoro era l'obiettivo che volevamo raggiungere.
tramite quale attività? Corsi di formazione professionale per donne. La cosa che ci viene chiesta, quali sono gli indicatori per misurare che effettivamente queste tue promesse romantiche poi effettivamente le realizzate? Per esempio il numero di corsi realizzati, oppure il numero di donne inserite nel mercato del lavoro, oppure... L'indicatore è qualcosa di immediatamente... Misurabile. Allora, è qualcosa di immediatamente visibile e misurabile. Cioè, se l'obiettivo è quello di avere maggiore competenza professionale delle donne, che cosa bisogna fare? Dei corsi di formazione. Qual è il risultato? L'indicatore è esatto. Due o tre corsi di formazione. Oppure, se noi diciamo con questo, per esempio, aumentiamo le attività economiche delle persone che sono state professionalizzate, qual era l'attività? Creiamo dei laboratori sul riciclo. Qual è l'indicatore? Si arriva anche al punto di dire 500 spillette vendute, faccio per dire, però bisogna capire effettivamente quella promessa che tu dai romantica lì dentro, come vai a misurare dopo? Uno come può dire, hanno realizzato davvero quell'obiettivo, hanno raggiunto per esempio quel risultato, quell'attività, numericamente cosa ha prodotto? Non so se è chiaro, no? Già? Gli ultimi 10 minuti ce li abbiamo? Tipo di organizzazione, perché sono anche loro a certo. No? Quindi che dici tu? Prendiamoci 10 minuti se ci servono, se ce la facciamo, anche perché mo è la parte più sì, anche credo. Su quella cosa da parte degli arti performative, se dai un contributo al gruppo tuo tanto rispetto alle fasi, capire se dove sta, se sta nell'attivazione, se sta nel coinvolgimento, dov'è? C'è un basso ascolto tra loro? Ci sono paio di resistenti, diciamo. Un paio di... Ah, ce penso io. Che penso io? Le fasi sono le attività che voi avete pensato, dovete mettere in ordine di sequenza per raggiungere gli obiettivi. Ok. No, le fasi sono le attività. Esatto. Ma le fasi non fase 1, per esempio, attivazione, coinvolgimento degli immigrati. Questo è quello che abbiamo scritto. Qual è questo? O tradurre in fase? Allora, le attività sono quelle che stanno, cioè che andranno dentro le fasi, sì. No? Quindi fase, per esempio. Le attività vanno nelle esatto. fasi? Coinvolgimento. E nelle attività cosa va? E nelle attività va le fasi. Cioè, allora, fase 1, individuazione, coinvolgimento degli immigrati, qual è l'attività che fai? L'attività, per esempio, arte performativa, quindi organizza uno spettacolo. Poi, sì, ma non so. Queste, qual è la fase? Non c'è. Tipo, per esempio, questi sono. Laboratori interculturali? Esatto. Queste sono le attività? Esatto. Però già l'attività non è una fase. Però la fase 1 qual è? Avvio delle attività. Che fai? Allora le fasi sono queste. No. No, le fasi sono avvio delle attività. È proprio come per dire, prima fase. Incontro tutti gli i coso, secondo, coinvolgo le amministrazioni, terzo, organizzo il corso, quarto. La prima fase potrebbe essere, tipo parlanza lingua italiana e pacifica convivenza tra i popoli e però prima fase, poi grazie alla conoscenza della lingua italiana posso accedere a questa seconda fase, quindi è integrazione. O puoi chiamarla tutta come formazione, poi attività 1, o se no, sì. Attività 2, attività 3, uno deve vedere. Formazione, informazione, tutela e inserimento. Esatto. Formazione, informazione, tutela e inserimento. Esatto. O inserimento e tutela, perché io inserisco... Poi ognuna di queste fasi corrisponderanno due o tre attività rispetto a quelle che avete messo. Inserimento e tutela. Abbiamo veramente, questa volta davvero 5 minuti perché stanno, wow. E poi pensate. Informazioni sono queste qua. Corso insegnamento lingua italiana. Corso italiano. Laboratorio. Queste vanno nella formazione? Laboratorio interculturale. Allora tirali una linea così, sì. Così si sanno che tutte quelle vanno là dentro. Sì. Quello è tutti insieme, laboratori. Laboratorio, poi informazione c'è, laboratorio, informatica, giornalismo e... Tutto. Fai la linea qua così. E ci mettete quei tre punti. E scrivi, quindi, laboratorio, informatica, giornalismo. La stampatello. Giornalismo e poi c'è la tutor dell'informazione. Beh, quella è un'attività, quella è una figura.
Esatto, è una figura, quindi potrebbe essere tutorship oppure tutoraggio. Vabbè, se siamo capiti, insomma. Tutor, punto. Ok, poi inserimento. Tutto era quello del mondo del lavoro, quindi che non abbiamo fatto. No, non ce la facciamo. Inserimento. Vabbè, scriviamo intanto. Sportello sui diritti? Servizio no. Legale gratuito. Quindi tutela. Servizio. Servizio sì, legale. Servizio legale e assistenziale, no? No. È un servizio legale. Gratuito. Gratis. Franco. Servizio legale. Quindi inserimento. L'inserimento sta... Vabbè, questo potrebbe essere anche sempre nella tutela, questo andrebbe nella tutela e questo è nell'inserimento, il lavoro. Uno. Mancano solo due fasi, cioè manca la valutazione iniziale, l'attivazione di tutto il processo, che può essere fatto facendo un grande evento iniziale, e poi la restituzione finale, che sono un po' fasi standard quelle, no? No, tipo qua, tipo avvio delle attività, okay. Arte performative, organizza una festa iniziale pure. Poi tutte le vostre fasi vere e proprie di progetto e poi c'è la restituzione finale. Va bene, allora scrivi qua. Avvio attività. Sì, perché poi nella sezione qui arti performative vai a dire ho fatto una festa all'inizio per sensibilizzare. No, così è. Esatto. Bastano. Poi le raccogliamo, le raccolgo io. Qua chiudono. No? Ragazzi, un minuto, ci stanno già aspettando. Un baratto, uno spettacolo teatrale italiano. Sì, un'attività di baratto, tu mi porti in cibo, le porto in cibo, cioè cuciniamo insieme. No, quella sulla lingua italiana. Ah, pardon. Quello là invece che dici tu ci sta nei laboratori. Mm-hmm. Quindi scrivi arti performative, scrivi spettacolo teatrale. Lo spengo, dicono? Sto bevendo nulla, mannaggia. Posso bere della tua? Le mail Ale, ci sono le mail loro, ci sono di tutti, ci sono le mail, poi ce le mandi così gli mandiamo il report. L'attività inserimento era corsi di formazione, struttura, corsi, conoscenza di diritto lavoro, era il coso e poi non abbiamo scritto il coso. Si vede che le prime due fasi sono accoglienza e inserimento. L'accoglienza è quando tu devi trovare il modo per farli sentire gruppo, un qualcosa, cioè una comunità si deve sentire gruppo, quella è l'accoglienza. L'inserimento è la fase successiva che consente a quel gruppo di stringere relazioni. Vabbè, loro l'hanno inteso in termini di, cioè non un inserimento professionale. Ah, inserimento professionale. Ah, scusa, allora. Vabbè, inserimento per lavoro. Nell'arte performativa potrebbe essere che elaborato. Allora, diciamo niente, che tutti questi qua. Alle arti performative vogliamo ragionare per sottolinearli o chiudiamo, cioè per dire. Vabbè, allora tu dici la cosa delle arti performative, io dico vi prendiamo il report e ve lo mandiamo. L'attività è. Perfetto. Un minuto scarso. No, beh, è finita, ragazzi. Stoppiamo, dai.
Stoppiamo, tanto questa era per far capire il meccanismo. Vogliamo soltanto capire dove lo gestite le altre persone. Per motivi, incontri. I risultati ce li avete già? No? Ce l'avete già scritti i risultati? Sì. Ricopiati velocissimo perché dobbiamo chiuderlo. Aspettate un attimo. Allora, aspettate. Dai, stanno ricopiando. Stanno ricopiando. Allora, aspettate un attimo. Vabbè, può ricopiare uno, anche può ricopiare, no? La donanza della lingua. E poi c'era la cifra convivenza. E diciamo la del razzismo, poi pacifica condivisione, convivenza tra diversi popoli. No, è la sempre formazione. Oppure riduzione. Va bene, lasciamo, stiamo saltando. Riduzione delle forme di razzismo. Confusione. Formazione era 1 e 2, era la lingua italiana e il razzismo, giusto? No? Ah, sì, sì. Ok. Informazione era il, questo qua, quindi libero accesso e assistito. Accesso all'informazione. E poi inserimento era. Qua non l'abbiamo messo. Va bene. Questi due pezzi. No, basta così. Titoli. O delle professioni. Ok. Indicatori. Indicatori. Questo potrebbe essere un albo comunale delle professioni. Ok. Albo comunale. Album. Sì, no, dice che la no. L'avete proprio consumato sto livello. Qual è l'indicatore? 10 o 20 o 30 casi di tutela legale risolti oppure sportello accompagnati. Apertura sportello. È una cosa che deve essere misurabile, no? Quindi potrebbero essere X casi risolti. Casi quanti casi all'anno fai? Casi risolti all'anno, casi annui risolti. E per questo l'indicatore, perché uno ne può fare uno, ne può fare 5.000. Seguiti. Magari non ne ha risolto nessuno, diciamo, no, stato un flop, comunque li eseguiti. Anni seguiti, sì. E fai la proposta, se sono 10.000 immigrati, magari casi annui devono essere almeno 10, la mominata di soldi. Niente, tanto abbiamo compiuto questo. Per esempio, potrebbe esserci uno spettacolo teatrale sulle professioni. Ah no, quelle professioni qua. Sì, ok, va bene. Ok. Stop, dai, stop. Ci siamo. Confrontiamoci. Allora, uno dotato di sintesi per ciascun gruppo ripercorre velocissimamente. Ci vuole una figura femminile. Una voce aggraziata. Qual era il problema? Quali erano i problemi scomposti? Ricomponiamo il cerchio velocemente, abbiamo finito. Quindi problema generale, i problemi come sono stati operazionalizzati, obiettivi, attività, risultati. Allora il problema iniziale era la mancanza di reddito familiare perché andavamo a lavorare. Yes. Il nostro ambito di lavoro era quello di un gruppo di persone da riorientare per rilanciare nel mondo del lavoro. Ok. Quindi la mancanza di reddito familiare era il problema più insomma principale. Di conseguenza la crisi del settore industriale, la mancanza di una rete tra le grandi aziende che potessero poi riprendere questi lavoratori. Ridurre la mancanza di un avanzamento l'avanzamento tecnologico che riduce la necessità di risorse umane, l'inadeguatezza di queste persone a svolgere l'inadeguatezza dei centri per l'impiego a reintegrare queste persone, l'età a volte anche avanzata di queste persone che non riescono per questo motivo a inserirsi nuovamente. E le competenze spesso inadeguate rispetto alla richiesta sociale. E a cosa devo passare dopo? Ok, hai fatto problemi, obiettivi e poi... No, allora facciamo stakeholder, obiettivi e attività.
Allora, gli obiettivi che ci eravamo quindi prefissati erano quelli di almeno avere un minimo reddito familiare, di conseguenza sviluppare delle risorse differenti per reintegrarsi nel mondo del lavoro, creare rete tra le diverse imprese in maniera tale da reinserire queste persone, utilizzare l'innovazione per riqualificare la tradizione. Quindi uno step diciamo successivo, la formazione obbligatoria per i centri per l'impiego che spesso sono di cui spesso sono carenti, l'età questa volta diventa una risorsa più che una deficit, diciamo, perché si ha più esperienza. E l'adeguamento delle competenze attraverso la formazione. Okay. Abbiamo considerato di poter mettere in gioco, in ballo, i centri per l'impiego, la Confindustria, gli enti di formazione in generale, il gruppo artigiani e degli enti locali, che a vario titolo possono dare dei propri contributi. Sicuramente il centro per l'impiego è l'incontro fra la domanda e l'offerta dei lavoratori, in quanto database di lavoratori. Okay. Confindustria è utile al ricollocamento, facendo anche da ponte. Gli enti di formazione servono per un'alfabetizzazione lavorativa. Gruppo artigiani possono essere utili nell'insegnamento di nuove tecniche lavorative, quindi esatto, praticamente. E gli enti locali servono per creare sviluppo nel territorio e poi ancora più in soldoni, soldi e bandi. Su che cosa possiamo far leva per loro, no? Nel loro interesse? I centri per l'impiego devono annualmente, ci spiegavano, dimostrare la loro funzionalità sul territorio. Efficacia dei servizi. Confindustria, la crescita del settore. Gli enti di formazione hanno ovviamente un ritorno economico. Il gruppo artigiani hanno come ritorno quello del recupero, il ritorno in auge dei loro antichi mestieri. Si faceva l'esempio del fabbro. Gli enti locali hanno concretamente la necessità di svilupparsi per poi avere un ritorno di voti. E tra i risultati, quindi, il ricollocamento lavorativo, che era prioritario su tutto, col mantenimento però negli anni del mantenimento delle competenze attraverso formazione continua, con questi tipi di attività. Che avevamo pensato? Creazione di laboratori per la realizzazione di o eventi culturali, o nuove scenografie, riqualificando spazi urbani abbandonati, per creare quindi nuovi contenitori culturali. Per quanto riguarda le arti performative, avevamo pensato, ad esempio, per la riqualificazione degli spazi urbani, ad una mostra fotografica e a un video dossier dei lavori in corso. Yeah. Per quanto riguarda i laboratori, uno di tipo tecnico, uno di tipo artistico, nei quali le persone partecipanti potessero una volta vedersi come insegnanti, un'altra volta come diretti fruitori, diciamo. In più questi corsi potevano essere tenuti verso categorie svantaggiate, fasce deboli comunque. Cos'altro? Per quanto riguarda gli eventi culturali, un laboratorio teatrale partecipato. Ok, grazie. Vogliamo una donna, abbiamo detto, che comanda. L'ho detto anche no. Allora, che ho detto? Basta con questa mia voce disgraziata. No, ci vuole un po' di dolcezza, un po' di capelli soprattutto. No, io no. Dai ragazzi, velocissimo. Cosa, io sto davanti e tu parli dietro, io faccio il filo. Dai. Io non scherzo che il pasto è a tavola. Andate in due, non lo so. Andate mezzo uno e mezzo l'altro. Ciao, sono Chieccole, Alessandra. Sintetici. Dai, ragazzi, il pranzo in tavola. Noi abbiamo pensato proprio al lato economico. Non avete pensato, no? Ah, ma perché? Va bene. Allora, qual era il tema? Abbiamo preso in esame un caso pratico, che è quella che è la sua esperienza di un laboratorio atto a integrare, l'opportunità di integrare degli immigrati attraverso lo studio e l'insegnamento della lingua italiana.
viene fatto da un'associazione privata senza nessun supporto da parte di enti pubblici e altre strutture. Vai. Da questo siamo andati a elaborare un nostro piano, il tema integrazione appunto sociale e culturale delle comunità straniere. Siamo andati a individuare il problema principale facendo considerazione che c'è una importante presenza di comunità straniere anche di diversa provenienza. Ce n'era uno tra noi che poi è andato via. Antonio Ramos. Era uno dei tanti, anche se era comunitario, è Antonio Spagnolo di Siviglia. Da qui i sottoproblemi. Quindi... No, Antonio Ramos, spagnolo, che è spagnolo, no? Antonio di cognome, spagnolo. Sì, no. No. Non a caso ci sono un po' i vari casi. Intanto di qualche cosa. Sotto problemi, conoscenza scarsa della lingua italiana, diffuse forme di razzismo, mancanza di opportunità di integrazione di informazione, okay. Mancanza di mediazione culturale, mancanza di una normativa chiara nei riconoscimenti dei diritti delle persone, yes. Sfruttamento del lavoro, mancanza di riconoscimento delle competenze formali e informali. Che cosa salta tutto dall'ultimo? Quindi da qui siamo arrivati a questo che ci spiegherà Alessandro, visto che l'ha scritto lei, e io non come posso. Va bene, allora le fasi sono, vabbè, un avvio di attività, siamo andati direttamente alle arti performative, quindi una festa cittadina di benvenuto. Ok. E poi la formazione, quindi corsi di italiano, laboratori, perché il risultato deve essere la padronanza della lingua, ma soprattutto per una maggiore integrazione, quindi per potersi esprimere al meglio, e anche la pacifica convivenza che si dovrebbe ottenere abbattendo le varie forme di razzismo che purtroppo ci sono, e quindi spettacoli teatrali, laboratori culinari per uno scambio culturale anche. E poi, informazione, sì, perché loro proprio non hanno molti mezzi per essere sempre informati, quindi creare l'occasione attraverso sempre laboratori di informatica, di giornalismo e anche la figura di tutor magari che assistano ancora meglio. E il risultato è sempre per un libero accesso all'informazione e assistito. E poi come arti performative abbiamo pensato alla creazione di un foglio informativo mensile, per esempio di un giornale o laboratori artigianali. Laboratori artigianali sono dopo. Esatto, inserimento. Attraverso corsi professionali e soprattutto come risultato il riconoscimento delle professioni, perché vengono qui e fanno sempre gli schiavi. Esatto. Quindi magari... Ma la cosa più interessante è l'indicatore, che in questa parte, sì, delle attività c'è, che potrebbe essere per esempio... L'albo comunale. Sì, un albo comunale dove delle competenze degli immigrati. Esatto. Cioè per la certificazione, comunque il riconoscimento delle competenze informali. Sì. E poi anche, vabbè, tra gli indicatori ci abbiamo i casi anni eseguiti perché comunque si spera che siano, sì, tutelati legalmente sempre, anche per non essere sfruttati al lavoro e basta. Yeah. Ora pensate... Cioè, in tre ore, con una pausa caffè, col caffè della macchinetta, senza conoscerci, su un problema che non era nostro diretto, senza avere tutte le competenze di un corso del genere che ci vorrebbero 60 ore, avete tirato fuori questi risultati. Ora, quindi questa è la cosa più bella, secondo me. Un aggettivo a testa, velocissimo, rispetto all'attività che abbiamo fatto. Primo che viene in testa, vai. Multidimensionale, vai. Un divago informativo creativo frettoloso interessante, ci rifaremo, ci rifaremo, interessante, interattivo nocigia fermentata, fermentoso, infiammato, allora spumeggiante. No, davvero, vi manderemo a breve un report in cui metteremo dentro tutti i pezzi delle attività che avete fatto e vi rimarrà questo artefatto. Però davvero, complimenti, perché con tutte quelle condizioni avete tirato fuori qualcosa. In genere l'attività di questa si fa in 15-16 ore. Certo, e soprattutto un progetto del genere, con tutta la parte ex ante, si sviluppa in 5-6 mesi. Quindi, okay. Facciamoci un applauso e andiamo a via. Aspetta.
una cosa soltanto. Allora, scusate un secondo prima di concludere i lavori. Oggi pomeriggio, poi, per chi rimarrà, vedremo praticamente come tutti questi schemi sono stati tradotti. Quindi ci saranno dei casi, attraverso foto, filmati e racconti dei due esperti che ci saranno oggi pomeriggio, vedremo concretamente come alcuni progetti sono già stati fatti e realizzati, tra cui il direttore del Coreia prima mi anticipava che, per esempio, è stato poche settimane fa in Sudafrica e ci farà vedere delle cose su Johannesburg, se non sbaglio. Un grande ringraziamento a Salvatore Patera e a Ezio del Gottardo per la loro presenza e ci vediamo alle 3.